Che fai di bello oggi, Saverio? Stai andando Oggi, con il metal detector? ma io Comunque volevo il ideale. babà senza crema, tu me l'hai portato con la crema, Ah, mo mi fai... c'è anche la ciliegina. Come La potrà essere la ringrazio, tua la giornata ringrazio. con una ciliegina? Buono, direi un 7 più. Vedo che sei uscito con il metal detector. Vedi bene, vedi bene. Adesso si va a guadagnare con il metal detector. Oggi abbiamo avuto una chiamata dal bagnino qui della spiaggia, ha detto che ci sono grandi possibilità di ritrovamenti perché è stata una mareggiata. Allora penso proprio che ti accompagnerò, anch'io ho voglia di trovare un po' di oro. Ragazzi, cestino di frolla con crema pasticcera e fragolina, non di stagione, di serra, ma sembra di qualità. Andiamo all'assaggio. Ovviamente questi ragazzi vanno mangiati tutti insieme. Voto. Bene, bene. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in spiaggia, pronti al metal detector. Buongiorno, buongiorno. Ci siamo e si parte. Saverio Barra, sempre in forma, il nostro bravo ragazzo. Prossimamente nella pellicola Quei bravi ragazzi 2, non più con Ray Liotta, ma con Joe Pesci, Robert De Niro e Saverio Barra. Il nostro Saverio ragazzi, Dobbiamo perlustrare. in forma smagliante, inizia la sua perlustrazione. Come sempre, spazzolata profonda, abbondante, un po' speziata. Saverio, Ma rigorosa. la vedo molto. Cosa vuole fare? Vuole fare un tracciato, andare un po' a caso? Dovrei, no, adesso iniziamo a battere tutta questa spiaggia avanti e indietro. Perdiamo un po' di tempo, sarà una ricerca noiosa, ma sicuro avrà i suoi risultati. Succosi, Io penso succosi, very succosi, juicy. certo. Allora, let's go, Saverio, Let's go. andiamo. Vabbè, qua suona bene. Com'è il segnale, Saverio? Direi molto positivo, mi serve il pinpointer, Vinicio. Ehi, 20 centesimi. eccoli i 20 centesimi che aspettavamo. Inquadra, Saverio, Questi sono inquadra. nuovi. Si inizia bene. Sembrano di platano. Si inizia bene, ragazzi. Fantastico. 20 centesimi. Come la vede Yes. questa giornata, Saverio? Fresca. Prestazioni. Fresca, molto fresca. C'è un sole spaziale. Speriamo ci sia anche la fresca. La Eh troviamo, la già, troviamo. andiamo, let's go. Hai trovato qualcosa, Saverio? Sta qua il segnale. Com'è il segnale? No, è ferraglia. Sarà del trash, quindi va. Boh. Vediamo un po'. Dell'alluminio. Ehi, invece no. 5 centesimi. Rame, rame, Saverio, rame. Caspita Saverio, un attimo che il sole si nasconde dietro la nuvola e fa davvero freddo. Vieni, vieni, venga con me. Guarda qua che segnale, detto. Un bel 63-67. Non lo trovo, non lo riesco a trovare. Mi sa che si sta muovendo sotto la sabbia. Ehi! 20 Quant'è? centesimi. Questo è denaro
È puro guadagno questo. Oggi siamo venuti in questa spiaggia che ci è stata consigliata da un nostro caro amico e speriamo bene che ci siano delle grosse occasioni. Ha suonato Saverio? Proprio di sì. Un 71. Vediamo, vediamo. Questo è un euro italiano del 2015. Bello Saverio, bello. Guarda. Deve esserci stata una mareggiata. È sempre positivo quando... Un antico tappo di bottiglia. Un bel tappo, vedi? Sarà mica un tappo dei pirati. Chi lo sa, Saverio? Chi lo sa? Chi lo sa? Saverio, c'è un sacco di spazzatura in questa... Troppa spazzatura. Ma il mare è quando scarica... Cos'è quella? Una siringa? Ah, sì. Ai ai ai. No buono. Per fortuna no, buono. Senza ago. Infatti non suona, almeno. Anzi... Suona. Qualcosa. Quindi deve esserci l'ago da qualche parte. Ragazzi, guarda, è... Senza parole, senza parole. Continuiamo, mi spiace ma non la raccolgo. Speriamo di... Ehi, guarda qui. Attenzione Saverio, potrebbero esserci degli aghi. Cos'è? Una lattina. Ah, una lattina, bene. Buttiamola. Buttiamo. Saverio Barra, ragazzi. Ricordatevi, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. E soprattutto commentate, qui abbiamo ritrovato... Commentate ragazzi, fate le domande al nostro Saverio che vi risponde sempre. Cos'è Saverio? Grana Padano. Saverio ragazzi, non aveva previsto di fare questa giornata di ricerca con il metal detector, quindi è sprovvisto di alcuni elementi. Tra cui i guanti, vi ricordiamo sempre di portarvi i guanti perché quando mettete le mani a terra o anche meglio andare direttamente con la paletta, giusto Saverio? Giusto. Che lei ancora non possiede perché ancora non monetizza con YouTube, dico bene? Dice benissimo. Perfetto, quindi ragazzi iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici così Saverio monetizza con YouTube e si può comprare finalmente dei gadget di un certo livello. Fai questo appello per la monetizzazione, Saverio. Saverio ragazzi, solo per il babà spende 5 euro al giorno. Camier. Oh, hai ritrovato qualcosa? It's play good. Ah, eccoli, mica li vedevo. 10 centesimi. Belli. Bella quella zona lì di piccoli pescatori, Saverio. Andiamo a dare un'occhiata? Certo. Il cavallo canta sempre la canzone del gatto. Belli suona, qua suona. Questa zona con delle rimesse potrebbero esserci... Caro mio. Degli aghi, degli utensili da lavoro, qualche cosa. Degli ami. Speriamo di no, ma qui suona. Infatti sì, ami non aghi, ho sbagliato in precedenza. Stia attento Saverio. Hai uno strappo di lattina. Strappo di lattina, ma lei è un fan degli strappi e dei tappi. Com'è buono questo strappo di lattina? Buono, molto buono, devo dire. Godurioso. Vieni, vieni. La zona è veramente impressionante. Suona. Sarà qui. Sicuramente un amo, Saverio. Non credo, non spero, forse un tesoro dei pirati.
ho anche una moneta. Cosa potrebbe essere, Saverio? Forse un succhino di frutta? Ehi! Cos'è, oh. Saverio? È proprio lei! Cos'è? È proprio lei! Cos'è, argento? Brilla, Saverio, brilla! L'amuleto portafortuna di qualche pirata! Fantastico! Cosa potrebbe essere? Io qui ho la persona giusta che potrebbe valutarlo, Saverio. Andiamo! Oggi è una bella giornata, Saverio. Sì, c'è del bel sole, un bel ca... Ehi! Com'è il segnale? Buono, sembra tipo una moneta. Un 60. Ma che cazzo? Sei uno strappo di lattina? No, è un giocattolo, sembra. Sì. Un giocattolo d'oro? Un giocattolo d'oro, sembra. No, non credo sia oro. Potrebbe essere dell'oro, Saverio. Bello, importante. Cos'è, una sedia? Una sedia con un cuore? Sembra. Come cosa pensa potrebbe essere questo oggetto, Saverio? Ma noi abbiamo la persona giusta a cui farlo valutare, giusto, Saverio? Il nostro caro amico Patrizio, che è l'unico ragazzi che ha lavorato da Les al Banco dei Pegni di Detroit. Se voi vedete, ragazzi, la prima stagione, la seconda stagione, per alcuni episodi lo vedete, è il signore che sta sempre al banco dei gioielli. E io, il signor Patrizio. Siamo pronti? Andiamo da Patrizio. Andiamo. Let's go. Andiamo a vedere su questo tronco. Di solito la gente si siede, perde l'anello e dopo Patrizio ce lo valuta. Andiamo allora, Saverio. Un bel tronco, questo se è essiccato a dovere va bene anche per il suo camino, Saverio. Non c'è nulla, incredibile. Possiamo fare questa, è la tecnica suprema del metatuturista. C'è qualche serpente del deserto? Quali saranno le sue prossime location, Saverio? Penso Bali. Sì? Honduras. Honduras, cittadina ridente. Ah, col Savastano, sì. Oh, andiamo a vedere se lì il barcarolo ha dimenticato qualche euro sotto la barca. Andiamo! Siamo arrivati, ragazzi, nella rimessa delle barche, luogo segreto di alcuni metal detectoristi di un certo calibro qui. Subito, ragazzi, troviamo qualcosa di interessante. Un tappo. Un tappino. Siamo in fascia protetta, Saverio. Fosso di seppia. Comunque qui è come il cimitero degli elefanti, è il cimitero delle barche. Guarda, vieni qua, c'è un ritrovamento. Venga. Il signor Baffo Moretti. Presto la sponsorizzazione. Oh, guarda qua un cocchetto. Oh, le abilità di Saverio, ragazzi. Anche circenze. Oh, è incredibile, non ci sono monete qua, neanche i ritrovamenti in oro nel cimitero delle barche. Cerchiamo.
Urio male patè, cos'è? Stimola bronzo. Abbronzatura rapida. Non ve lo consiglio. Siamo arrivati, ragazzi, nel villaggio dei pescatori. Guarda che belle barche che hanno qua. Queste sono le barche con cui i pescatori vanno a pesca. Bello. Un segnale parecchio buono. Una medaglia, un monetone, guarda, questo ce lo cos'è, Saverio? Una moneta antica, forse romana? Sembra... no, è del 2019, cripta dell'abate. Ma non è che forse è un bitcoin? Sembrerebbe, dalle dimensioni e dal valore e dalla sua lucentezza. Cosa ne pensa di questo villaggio dei pescatori, Saverio? Qui c'è un segnale decente, ma comunque i pescatori brave persone, dovrebbero essere più pescatori nel mondo. Ehi, un tappito arrugginito. La brasilera. Possiamo proseguire la nostra ricerca al tesoro. Let's go. Ragazzi, presto delle grosse novità. Il merchandising di Saverio Barra. Arriviamo a 1000 iscritti, ragazzi, e faremo subito dei viaggi all'estero, sempre per contenuti migliori. Scriveteci sotto nei commenti dove vorreste vederci nel prossimo video fuori dall'Italia. I 5 commenti più votati faremo a sorte e andremo in una di queste tappe. Sì, sto cercando. Sembra che ci sia. Ma fini che. Sembra che abbiamo trovato un tesoro qua, cioè. Suona bene. Noi ci crediamo sempre, Saverio. Il tesoro è dietro l'angolo. Ah. Un oggetto arrugginito. Ah, è un micro, è un lucchetto arrugginito. Fai canestro là, apri la busta, che noi siamo dei Ferrarori. Rispettate sempre la natura, ragazzi. Odore di succo d'uva, Saverio. C'è del juicy qui sotto, c'è del succhetto. C'è una bidde. Cos'è? No, non è. Cos'è, Saverio? Una moneta arrugginita? Una monetina arrugginita. Due centesimi. Un 5 centesimi. 5 centesimi! Per non dire 10. 10? Non si capisce. Secondo me 2 centesimi. Secondo me sono 1000 euro. Voi ragazzi che dite? Scrivetecelo nei commenti. Poi domani lo porto in banca. Ho un certo langurino, devo fare merenda. Devo mangiare il tramezzino con il caffè.
minimo comunque 2 ore ci vogliono per trovare qualcosa. Vediamo un po' che si nasconde questa volta. Ehi, finalmente, bello. Strappo di lattina, quelli che piacciono a Saverio. Saverio Barra, ragazzi, presto diventerà papà. Mio figlio lo chiamerò Pinpointer. Il piccolo Pinpointer. Non perdetevi il prossimo video, ragazzi, dove Saverio ci svelerà come guadagnare 5.000 euro al mese e diventare finanziariamente indipendenti con il metal detector. Saverio, la temperatura inizia a scendere, che vuole fare? Sono già 6 ore che è qui col metal detector. Non fa mai troppo freddo per trovare dell'oro. Vediamo se qui. Frammento. Ma questo cos'è, Saverio, questa bustina qui? Non so, è una bustina cipollino. Misteriosa, sembrerebbe un cipollino, vediamo se esplode. No. Qui ce lo troviamo l'euro o anche i 50 centesimi per incrementare il nostro patrimonio da investire. Allora, una collezione di conchiglie. Suona qualcosa, vediamo un po'. Un po' di latta. Un po' di latta. Bottiglia. Bella. Di vino? Pare. Sembra un segnale succoso. Vediamo un po'. No. Segnale succoso, signor Saverio? Ah. Tappino. Un altro tappo. Ci può andare bene così, penso. Penso che sia l'ultimo ritrovamento della giornata, Saverio, che dice? Sì, che la notte sta scendendo. Sono un po' stancotto. E dobbiamo andare da Patrizio per far valutare tutto quello che abbiamo trovato oggi. Ragazzi, non vi dimenticate, lasciate un mi piace, se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale. Lasciate un commento, vi salutiamo ragazzi e ci vediamo dopo con i ritrovamenti.